Buongiorno, studiamo il Daf di oggi, Masechet Shabbat, Daf Tzadihei, Trattato Shabbat, pagina 95. Siamo a 6 righe dall'alto. Tania insegna una beraita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice: Godelet, Kohelet, Ufokeset. Queste tre attività sono Godelet, colei che fa delle trecce di Shabbat, Kohelet, colei che mette il mascara intorno all'occhio, Ufokeset è colei che intinge il pettine in acqua e olio e lo passa sui capelli di modo che un capello si attacchi meglio all'altro, Leatzma Petura. Se una donna di Shabbat lo fa a se stessa, è vietato, ma non trasgredisce un divieto dei Chachamim, cioè non dovrà portare il Korban, cioè non trasgredisce un divieto della Torah. Petura vuol dire, dal punto di vista della Torah, è permesso. Ma i Chachamim lo vietano. La chavertà chayevet, se invece lo fa all'amica, sarà chayevet, ovvero dovrà portare il korban, cioè avrà trasgredito un divieto della Torah. Come abbiamo visto fin da sempre, la Torah vieta alcune attività solo se vengono svolte nella loro maniera abituale. Siccome l'uso è che una donna faccia le trecce all'amica, perché è più facile quando qualcun altro glielo fa, oppure quando un'amica mette il mascara all'altra, oppure quando le unge i capelli con questa acqua e olio, allora questo è il modo usuale di farlo. Quindi quando una donna lo fa all'altra, all'amica, allora avrà fatto questa attività nella maniera normale e quindi avrà trasgredito il divieto della Torah. Quando invece una donna lo fa a se stessa, siccome non è il modo abituale di farlo, dal punto di vista della Torah non ha trasgredito un divieto, Chachamim però comunque lo vietano, perché Chachamim vietano sempre un passo prima dall'attività vietata dalla Torah. Vehena ya Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Elazar soleva dire a nome di Rabbi Eliezer: Isha lo tavir serak al panea mipnei shetzovat. Di Shabbat una donna non può mettere del colore sulla faccia perché è vietato per via del divieto di colorare di Shabbat. Mettere colore sulla faccia è colorare. La Gemara adesso passa ad altre attività vietate di Shabbat. Tanur Rabbanan, insegnano i maestri in una beraita. Hacholev, colui che munge la mucca, l'animale di Shabbat, che sia la mucca, che sia la capra, quello che sia. Veamechabetz. Mechabetz significa quando si fa, nel processo di fare il formaggio, allora, nel contenitore in cui si mette il latte, si mette il caglio. E una volta si usava una parte di pelle da uno degli stomaci dell'animale. L'animale ha quattro stomaci. Uno di questi quattro stomaci veniva usato come il caglio, aveva degli enzimi che riuscivano a separare la parte solida da quella liquida, e quindi separare il siero dal resto. Quindi mechabetz è quando in questo contenitore, o in questa qualsiasi insomma, recipiente, si inserisce il caglio e si comincia a formare tanti piccoli blocchi solidi, che sono però ancora mescolati con l'acqua. Allora questo, se uno fa il mechabetz, dopodiché si mettevano tutti questi blocchi in un cesto di vimini. Perché? Perché erano ancora mescolati con acqua, e mettendoli in questo cesto, che aveva questi fori, un cesto di vimini, quindi forato, l'acqua, il siero colava e rimaneva la parte solida nel cesto. Vea Megaben. E dopodiché, colui che fa Megaben, Gvina, formaggio, Megaben, vuol dire prendere, dopodiché, come ultima fase, tutti questi blocchi solidi, privi di siero, perché ormai si è separato, li si mettono insieme, li si schiacciano e questo fa il formaggio. Quindi queste tre attività, il mungere, il mettere i blocchi separati i blocchi che si sono formati in un cesto per separare il blocco dal siero, e il mettere tutti questi blocchi uno sopra l'altro schiacciato, kigrogeret, da quando una persona è chayav, ovvero da quando ha trasgredito il divieto della Torah, quando fa questo con una quantità minima di gerogeret, che è quella quantità che abbiamo visto fino adesso, che è sempre quella che si considera quando si tratta di cibi. Fino adesso si parlava uno che trasporta un cibo da una proprietà all'altra, per essere chayav deve trasportare almeno la quantità di un grogeret, questo famoso fico secco. Qui anche quando si tratta di formare un cibo, il formaggio, la quantità minima sarà quella da cui si può ricavare un gerogeret. La beraita continua e dice:
Ancora non sappiamo qual è il problema di fare queste tre attività, intanto vediamo la Braita, poi la Gemara spiegherà. Hamechabed, lechabed vuol dire scopare, uno che pulisce il pavimento con una scopa. Vehamerabetz invece vuol dire pulire il pavimento mettendo dell'acqua. Quando una persona vuole far sì che la polvere non salga verso l'alto, mette dell'acqua di modo che la polvere rimanga in basso. Veharodeh harot dvash, o colui che rimuove un favo di miele dall'alveare. Allora, Shagag, se l'ha fatto Beshogeg, ovvero involontariamente, dimenticandosi che ciò è vietato di Shabbat o dimenticandosi che è Shabbat, Beshabbat chayav chatat, se lo fa di Shabbat deve portare il Korban, di cui abbiamo parlato fino adesso, colui che fa un'attività vietata involontariamente. Hezib beYom Tov, se invece lo fa appositamente di Yom Tov, Lokeh Arba'im, riceve le frustate, 40 o 39 frustate, di Divrei Rabbi Eliezer. Questa è l'opinione di Rabbi Eliezer. Quindi, secondo Rabbi Eliezer, è vietato fare queste due cose. È vietato usare una scopa ed è vietato, al tempo si usavano dei rami o delle grandi foglie di palma, che sono molto lunghe e con questo si puliva. Quindi, pulire con una scopa o con l'acqua, secondo Rabbi Eliezer, è vietato della Torah. Chachamim invece dicono, Echad ze ve echad ze, sia di Shabbat e sia di Yom Tov, e no ela mishum shevut, è vietato solo de Rabbanan. Shevut vuol dire un divieto che Chachamim impongono. Ok, adesso la Gemara chiede sulla prima parte della Braita che parlava delle tre fasi per fare il formaggio. Rav Nachman Bar Guria ikla le Nehardà. Rav Nachman Bar Guria si è trovato nella città di Nehardà, in Babilonia. Bauminei gli chiesero, Cholev, una persona che munge di Shabbat, mishum mai michayev, per quale attività viene considerato chayav? È vietato mungere di Shabbat. Perché? A quale attività si ricollega questo? Amar Lehu disse loro, Mishum Cholev. È vietato perché è vietato mungere. Insomma, dov'è la risposta alla domanda? Gli chiedono, Mechabetz, la seconda fase di cui parlava la Beraita, ovvero mettere i blocchi che si sono formati con il calio nel cesto di vimini. E separare il siero dal blocco. Mishum mai mechayev, per quale attività è chayav? Amar lehu mishum mechabetz, dice loro perché questa attività è vietata, perché si ricollega al mechabetz. Di nuovo, la domanda era una, la risposta era la stessa. Megaben mishum mai chayav, quando invece uno fa la terza fase, che è il megaben, che mette insieme questi blocchi e si forma formaggio, per quale attività sarà chayav? Amar lehu mishum megaben, disse loro perché è vietato fare il formaggio. Al che Amru Lehi dissero a Rav Nachman Bar Guria, Rabach, il tuo maestro, katil kanei be'agma hava. Era uno che tagliava canne nel canneto. Cioè, non ti ha spiegato la Mishnah. Ti ha detto questo è vietato, ma non ti ha spiegato perché. Infatti tu rispondi, questo è vietato perché è vietato. Ma no, è vietato perché deve ricollegarsi a un'attività che si sarebbe svolta nel Mishkan. Nel Mishkan non si andava a mungere, non si andava a fare i formaggi. E quindi ti ha dato le cose senza spiegarti la fonte. Atta Sha'il Bein Midrasha. E quindi Rav Nachman Bar Guria va nel Beit HaMidrash e chiede appunto queste domande. Come mai queste tre attività sono vietate? Amrule gli risposero, Cholev, colui che munge, Chayav Mishum Mefarek. E Chayav perché sta svolgendo l'attività di Mefarek. Lefarek vuol dire staccare due cose. Allora, per il Mishkan, dopo che si sarebbe mietuto il grano, si separava il chicco dalla spiga. Il chicco è chiuso nella spiga, è dentro alla spiga. Quindi separare una cosa contenuta nell'altra è considerato mefarek, separare. Quindi il Mishkan, questo si chiamava Dash. Dash, come lo si faceva? L'ho spiegato in precedenza, che c'era un animale al quale si attaccava una tavola di legno. Sotto questa tavola di legno c'erano questi denti molto affilati. Una persona si metteva su questa tavola, l'animale cominciava a camminare e in questa maniera il grano che si trovava sotto questa tavola con i legni cominciava, si separavano i chicchi dal grano, dalla spiga. In questa maniera si faceva dash, che vuol dire separare queste due cose. Quindi questo è quello che succedeva nel Mishkan. Qualsiasi altra cosa che è simile a questo, che ha la stessa idea, è da considerarsi mefarek. Quindi quando uno munge, separa il latte che si trovava nella mucca, quindi separo una cosa dall'altra. Non è il borer. Borer sono due cose che sono separate ma sono mescolate. Tra poco vedremo il borer.
Qui si tratta di mefarek, due cose che sono unite una nell'altra e stacco una dall'altra. Quindi questo è il problema di mungere di Shabbat, perché stai separando, stai staccando, non separando, stai staccando il latte che era contenuto nell'animale. Mechabetz, quando invece uno mette questi pezzi di blocchi formati, mescolati al siero nel cesto, chayav mishum borer e chayav, perché sta separando una cosa dall'altra, una cosa indesiderata da quella desiderata, così come nel Mishkan. Dopo che si staccava il chicco dal grano, erano ancora mescolati, prima erano attaccati. L'azione di staccarli è il dash, è il mefarek. Dopo però sono ancora mescolati e quindi si separava via la buccia dal chicco, così anche qui le due cose sono mescolate, nel senso che c'è il blocco formatosi con il caglio e c'è il siero. Mettendolo nel cesto, faccio colare il siero e sto separando le due cose. Separo una cosa indesiderata da quella desiderata. E quindi, megaben, la terza fase, che è quella di fare il formaggio, di mettere tutti questi blocchi insieme formando un solo blocco, chayav mishum bone, è chayav perché sta costruendo, nonostante che si costruisca soltanto si costruiscono degli edifici. Allora, quando si tratta di mettere a posto un edificio, allora lì si è chayav solo se è un edificio, non qualcos'altro. Quando invece si costruisce da zero, anche se non è un edificio, non si può dire che sto costruendo un formaggio, uno costruisce una casa, ma l'idea è quella, sto formando qualcosa da zero. Da zero ho formato una casa, da zero ho formato il formaggio. Quindi questo è il divieto. Quindi questo spiega la prima parte della Beraita. La seconda parlava di pulire il pavimento. Hamechabed, hamerabetz, se uno pulisce con una scopa, Hamerabetz, uno che pulisce con dell'acqua, Viarodeh Halo Devash, colui che rimuove i favi di miele dall'aveare. Allora, Shagag Beshabbat Chayav Chatat, diceva la Beraita che se lo fa di Shabbat involontariamente deve portare un Korban, Hezid Biyom Tov Lo Kiarbaim, e se lo fa appositamente, di Yom Tov riceve le frustate, dice Rabbi Eliezer. Arbaim sono 40, che sono veramente 39, 39 frustate, questo che dice Rabbi Eliezer. Quindi, secondo Rabbi Eliezer, è vietato dalla Torah. Amar Rabbi Lazar, disse Rabbi Lazar, mai tama de Rabbi Eliezer. Per quale motivo Rabbi Eliezer dice che colui che rimuove il favo di miele ha trasgredito un divieto della Torah? Dichtiv, dice Rabbi Lazar, perché è scritto, quando ci fu una delle guerre tra i Bnei Israel e i Pelishtim, Yonatan e il suo ragazzo furono i primi ad andare ad attaccarli. Erano saliti da soli sulla montagna dove si trovava il Plishtim, in maniera molto coraggiosa, e in maniera miracolosa hanno cominciato a fare strage. Quando Shaul, che era dietro, si rende conto che c'è confusione, insomma, manda tutto il popolo e vanno a fare la guerra contro i Plishtim. Al che dice Shaul, nessuno mangi fino a sera, fino a che non concluderemo questa guerra. Yonatan era ignaro di ciò, perché Yonatan era uscito prima ancora, era uscito per primo col suo ragazzo, e quindi quando a un certo punto si sentiva debole, dice il Pasuk che prese il suo bastone, Vait Bolota Beyarat Advash, la intinse letteralmente nella foresta del miele, che vuol dire l'ha intinta nel miele. Come dice il Pasuk, ha assaggiato un po' di questo miele e gli ha dato molta forza. E che poi questo ha avuto delle conseguenze, stava per essere, perché Shaul aveva detto, chiunque mangerà, insomma, c'era la pena di morte. Alla fine Yonatan è stato salvato perché il popolo dice: ma come, è stato proprio lui quello che ci ha portato alla vittoria, perché era il primo ad andare. Alla fine rimane in vita. Ad ogni modo, vediamo che ha intinto il bastone nel miele. Allora dice Rabbi Elazar, Vechima inyan yar etzel devash, che nesso c'è tra la foresta e il miele. Cosa vuol dire che Yonatan intinge il bastone nella foresta del miele? Nel miele che c'è nella foresta. E la lomarlecha, bensì, questo viene a insegnarti. Ma yar, così come quando si tratta della foresta, hattolesh mimenu beshabbat, colui che stacca qualcosa dalla foresta, o se per quello da qualsiasi cosa che è attaccata a terra, chayav chatat, deve portare un korban. Perché? Perché per il mishkan bisognava mietere il grano, e quindi qualsiasi attività che coinvolga il staccare qualcosa dal luogo in cui cresce è vietato, e quindi questo è praticamente alla foresta. Afhalo devash, così anche riguardo un favo di miele. Harodemi meno beshabbat chayav chatat, colui che lo separa dall'alveare deve portare un korban. Quindi, in sostanza, il fatto che la Torah usi questa parola, favo
Foresta di miele vuol dire che il miele è associato alla foresta. Così come con la foresta c'è il divieto di staccare qualcosa, così anche il miele staccato dalla sua fonte è vietato. Non è tanto per una logica, per un nesso, diciamo, logico, bensì perché dice la Torah. I Chachamim invece dicono: non siamo d'accordo con questa analogia e quindi non è Chayav dalla Torah. Dice la Gemara: Ameimar shara zilcha bimechosa. Ameimar permetteva di pulire con una scopa nella città di Mechosa. Perché? Perché si trattava di pavimenti di pietre. Cioè, adesso spiegherà perché il pavimento di pietra è permesso, o se vogliamo in termini moderni, un pavimento di piastrelle, che è la norma. Amar, e disse, e diceva a Meimar, vi spiego perché è permesso. Tamma mai amur Rabbanan, per quale motivo dicono i Chachamim che è vietato Shabbat usare una scopa per pulire il pavimento? Dilma, perché forse, atte le ashuye gumot, perché magari uno verrà a livellare il pavimento. Al tempo era frequente che le case fossero costruite su terreno normale, grezzo, senza niente che lo coprisse. E quindi in questo terreno ci sono vari, possono esserci dei buchi, come possono esserci delle piccole montagnette. Quando uno usa una scopa, potrebbe causare che alcune cavità si riempino. In questa maniera trasgredisce il divieto di costruire. Perché la stessa idea di costruire una casa, livellare il terreno, è costruire. E quindi dice a Meimar, haha, qui però, nelle nostre case di Mechosa, che sono costruite su delle pietre, leca gumot, non ci sono questi buchi. E quindi non c'è alcun problema. Il problema è solo laddove si potrebbe inavvertitamente ricoprire dei buchi e quindi infrangere il divieto di costruire. Qui invece, che è comunque livellato, non c'è questo problema. Rava Tosfa, Ashkechei, le Ravina de Kamitzta'er Mehavla. Rava incontrò, vide un certo Shabbat, vide che Ravina stava molto male per via di questo Hevel. Hevel sarebbe il calore provocato dalla polvere che si sollevava da terra in casa sua. Ve'amrila, c'è chi dice, Markashisha, berei de Rava, che si trattava di Markashisha, figlio di Rava, non di Rava, bensì di Markashisha, figlio di Rava, Ashkechei de Ravashi, che vide Ravashi, non Ravina. De Kamitzta'er Mehavla, che soffriva di Shabbat dal calore provocato dalla polvere che si sollevava da terra. Amar lei, al che gli disse, cioè o Rava o il figlio di Rava, disse a lui, cioè o a Ravina o a Ravashi, lo savar la mar, le ha de Tanya, ma lei Rav, non è d'accordo o non sa quello che ci è stato insegnato. Ha rozzel rabbezet beito be Shabbat, ci viene insegnato questo in la Beraita. Se una persona vuole pulire la casa con dell'acqua, che di norma è vietato, una persona che però lo vuole fare, mevi areva mele amaim, può portare una non cisterna, mi sfugge adesso la parola. Comunque, può prendere mannaggia. Adesso non mi verrà. Ok, può prendere una bacinella, ecco. Può prendere una bacinella di acqua, verochez panav bezavizu, la mette in un angolino o in una parte della casa e si lava la faccia. Dopodiché sposta la bacinella, Yadav bezavizo, si posta, zavit vuol dire angolo, si mette in un altro lato della casa e si lava le mani. Dopodiché sposta la bacina di nuovo, Raglav bezavizo, e si lava i piedi nell'altra parte della casa. Venimza, e così ne segue, Habbait mitrabetz me'elav, in questa maniera, lavandosi, un po' di acqua esce fuori, e così, in maniera indiretta, ha lavato la casa. Nel senso che mettersi a lavare in maniera diretta è vietato, però in questa maniera indiretta sarebbe permesso. Questo perché? Perché evidentemente la Gemara adesso qui capisce come Rabbi Uda. Rabbi Uda dell'opinione, come ho visto molte volte, che anche se una persona fa una certa attività dalla quale poi ne segue un'altra, è comunque vietato. Anche se uno è interessato a quello che sta facendo, non alla conseguenza, è comunque vietato. Però qui non è detto che, non solo che non è detto che quest'acqua venga a livellare il pavimento. È una considerazione che faccio. C'è il rischio che magari mettendo dell'acqua, così come quando prendo la scopa, posso livellare il pavimento, potrebbe succedere, non è detto che ci siano dei buchi, non è detto che io vada a pulire proprio sopra il buco. Così anche con l'acqua. Siccome è una cosa molto lontana, allora, in maniera diretta, mettere dell'acqua, no. Però in maniera indiretta mi lavo le mani, mi lavo la faccia, mi lavo i piedi. È permesso di Shabbat. Ah, cadrà un po' di acqua fuori? Va bene, fin tanto che
non sto lavando il pavimento, sto lavando le mani, i piedi e la faccia, e non è detto assolutamente che cada dell'acqua, che vada a livellare il pavimento, e non solo che non è detto, una cosa molto lontana, in questa maniera sarà permesso, anche per Abiuda, anche per Abiuda sarà permesso. Ok, quindi questo qui chiede al Chacham, e quindi come mai ti senti male e non usi questa strategia? Amar Lei gli rispose il Chacham a colui che glielo chiese, chiunque era chi chiese, chiunque era chi rispondeva, Lav Adatai. Lav Adatai vuol dire non ci ho pensato, cioè mi sono dimenticato di questa halakha o non sono d'accordo con quella halakha. Diretto o indiretto è sempre vietato. Ok, dice la Gemara Tana, c'è una braita che dice, Isha Chachamah, una donna che è moglie di un Tamid Chacham o figlia di un Tamid Chacham che conosce queste, diciamo, non voglio dire escamotage perché è una parola un po' brutta, sembra quasi dire raggirare la legge. Non è questo raggirare. La legge è che in questa maniera è permesso. Merabbezet Beitab Shabbat sa come lavare il pavimento di Shabbat con l'acqua. Perché sa che, è vero che non può lavare in maniera diretta, però si lava le mani, si lava i piedi, si lava la faccia. In ogni parte della casa, in questa maniera, un po' di acqua esce e pulisce la casa. Dice la Gemara. Ve'aidna desir elan Rabbi Shimon. Finora abbiamo visto la Gemara secondo l'opinione di Rabbi Yuda. Rabbi Yuda diceva che un qualcosa che tu fai senza intenzione è comunque vietato. Cioè, io intendo pulire il pavimento. Se però pulendo il pavimento causi che il pavimento diventi livellato, è comunque vietato. Ma perché? Io intendo lavare il pavimento, non intendo livellarlo. Sì, ma dice Rabbi Yuda, anche un qualcosa che non è tua intenzione fare, se però è una conseguenza della tua azione, è comunque vietato. E quindi non si può mettere l'acqua sul pavimento. Si può solo fare questa soluzione di lavarsi le mani, faccia, di lavare la faccia, mani e piedi, e in maniera indiretta lavare il pavimento. Questo sì, però mettere dell'acqua, questo no. Però dice la Gemara, ora che noi invece seguiamo Rabbi Shimon, che Rabbi Shimon mi dice, finché tu fai qualcosa di permesso, anche se questo comporterebbe qualcos'altro che però non è tua intenzione, e non è detto che accada, perché se è detto che accada è vietato, il famoso pessicresce. Pessicresce vuol dire taglio la testa all'animale non perché voglio che muoia, ma perché voglio giocare con la sua testa. Questo certamente è vietato anche per Rabbi Shimon. Però se faccio qualche cosa che non necessariamente comporterà, se faccio una cosa di permesso, che non necessariamente comporta qualcosa di vietato, come in questo caso sto lavando il pavimento, che non necessariamente causerà che si livelli il pavimento, perché non è detto che ci sia un buco, Rabbi Yuda me lo vieterebbe. E quindi lo permette solo se si fa in maniera tale che si lava faccia, mani e piedi. Per Rabbi Shimon invece, a priori è permesso. E quindi, Share Fibra Katrila, non devo arrivare a questo permesso di lavare le mani qui, i piedi lì, la faccia lì. Posso prendere dell'acqua e metterla per terra e lavare il pavimento. Perché? Perché non è detto che ci siano dei buchi e io vado a livellarli. E fin tanto che io sono interessato a fare una cosa permessa, non mi interessa che magari potrebbe accadere anche una cosa vietata, fin tanto che non è la mia intenzione. Dice la Mishnah. Hatolesh me'atzitz naku chayav. Se una persona stacca una pianta da un vaso che ha un foro, che ha un buco, chayav. Sappiamo che di Shabbat è vietato staccare qualcosa da dove cresce, perché per il Mishkan si mieteva, e quindi qualsiasi pianta, qualsiasi cosa che cresce, se la si stacca da dove cresce, si trasgredisce un divieto della Torah. Se però questa pianta si trova in un vaso, allora dice la Mishnah, se il vaso ha un foro, è come se il vaso fosse la terra del, il terriccio del vaso fosse attaccato alla terra, continua a ricevere, continua a crescere da terra, e quindi è come se avessi staccato la terra e ho trasgredito il divieto della Torah. Vesce non ha patur, se invece stacco da un vaso che non abbia un foro, patur vuol dire che secondo la Torah non ho staccato la terra, Chachamim però me lo vietano comunque. Patur vuol dire non ho trasgredito, ma è comunque vietato. Questa è Tana Kama, questa è la prima opinione della Mishnah. Rabbi Shimon, invece Rabbi Shimon, poter basè u basè. Rabbi Shimon mi dice in entrambi i casi, ovvero sia se il vaso non ha un foro e sia se il vaso ha un foro, in entrambi i casi non è da considerarsi che sto staccando la terra, perché fin tanto che questa pianta è nel vaso, il vaso è qualcosa di separato da terra, se stacco la pianta non sto staccando la pianta dalla terra, bensì dal vaso. E quindi dalla Torah non è vietato, ma dai Chachamim sì. Ok, quindi alla fine la disputa è se uno stacca una pianta da un vaso che abbia un foro. Secondo la prima opinione è come staccare da terra, e quindi è come trasgredire un divieto della Torah. Secondo Rabbi Shimon non è come staccare da terra, e quindi è vietato solo dai Chachamim. Dice la Gemara, Rami lei Abaye le Rava,
chiese Abaye a Rava, ve amrila Rabbi Chia bar Rav li Rav. E c'è chi dice che fu Rabbi Chia, figlio di Rav, a chiedere la seguente domanda a Rav. Tnan, la nostra Mishnah dice questo. Rabbi Shimon poter base o base. Rabbi Shimon dice che sia qui, ovvero sia nel caso del vaso senza foro, e sia qui, ovvero nel caso del vaso con il foro, patur, non è da considerarsi che ha staccato la terra. Ora, la Mishnah poteva dire, più semplice, Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon dice che è patur. Avrei già saputo che è sempre patur. Perché dice poter base u base, qui e qui, evidentemente viene a dire che per Rabbi Shimon i due casi, cioè il vaso con foro o vaso senza foro, sono sempre uguali per tutte le regole, non solo di Shabbat ma anche altre regole. Alma, da qui vediamo, nakuv le Rabbi Shimon, che se non nakuv meshavele. Rabbi Shimon tratta il vaso con il foro così come se fosse un vaso senza foro. Però, Ureminu, però ti chiedo una contraddizione. Perché Rabbi Shimon dice questo, in Aberaita? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice, Ein ben nakuv le sheino nakuv, non vi è differenza tra un vaso che abbia un foro o che non abbia un foro, e siamo a Tzadihei Amudvet, bensì ela le achshir zerain bilvad, se non che riguardo i semi. La Torah dice questo, che un seme o un cibo, per poter diventare impuro, deve avere tre condizioni. Anzitutto deve essere qualcosa di commestibile per l'essere umano, non solo per l'animale. Numero due, deve essere bagnato. Numero tre, deve essere staccato da terra. Perché se qualcosa di attaccato a terra, bagnato, diventa impuro, a questo punto tutto è impuro, perché piove e quindi diventa impuro. Quindi finché è attaccato a terra non diventa impuro, deve essere staccato da terra. Adesso un cibo o un seme, una pianta, in un vaso, è da considerarsi attaccato a terra e quindi che non può diventare impuro, o è da considerarsi staccato da terra e quindi può diventare impuro? Allora, se il vaso non ha un foro, certamente è staccato da terra e tutti sono d'accordo. Se però il vaso ha un foro, allora dice Rabbi Shimon, qui sarò d'accordo che è da considerarsi come se fosse attaccato a terra. Cioè, riguardo Shabbat, Rabbi Shimon mi diceva, qualsiasi vaso, senza foro o con foro, è da considerarsi staccato da terra. Quindi se stacco la pianta da quel vaso, non sarò chayav, perché non ho staccato qualcosa da terra. Però c'è un'eccezione riguardo la questione di purità e impurità. Se un vaso ha un foro, allora io considero quella pianta come se fosse attaccata a terra e quindi non può diventare impura. Allora non è vero che Rabbi Shimon mi dice che i due vasi sono sempre uguali. C'è un'eccezione e quindi sembra una contraddizione. Amarlei rispose Rava a Abaye. Lechol mi di Rabbi Shimon che talush mishavele. In effetti Rabbi Shimon, quando tratta di un vaso con un foro, lo considera per tutte le questioni come se fosse un vaso senza foro, cioè completamente staccato da terra. Quindi riguardo Shabbat non c'è problema dal punto di vista della Torah, Chachamim lo vietano, però non è da considerarsi che ho staccato da terra. Oppure riguardo Kinyan, acquisire, c'è una differenza quando si tratta di acquisire qualche cosa. Se è un bene mobile, allora lo si può acquisire alzandolo, con Meshicha, tirandolo o alzandolo. Invece se è un campo, lo si acquisisce con Kesef, dando soldi, perché il campo chiaramente non puoi alzarlo. E quindi questo vaso con il foro, come lo considero? Come se fosse un bene mobile o un bene immobile? Io ce lo considero come un bene mobile, perché è come se fosse staccato da terra completamente. Però, Veshani di Nyantuma, riguardo purità e impurità, lì c'è un'eccezione. Lì, in via eccezionale, questo vaso che abbia un foro, lo considero come se fosse attaccato a terra. Perché? De a Torah ribettata hara e zelzeraim, perché la Torah aggiunge una condizione, aggiunge una clausola, diciamo, e di, non una clausola, insomma, aggiunge qualche cosa per insegnarmi che questi semi continuano ad essere puri anche se sono nel vaso, fin tanto che il vaso ha un foro che è considerato attaccato a terra. Shenemar, come è scritto, quando la Torah dice: se dovesse cadere dell'acqua su un seme, lo renderà impuro. Se dovesse cadere dell'acqua su un seme o su un cibo, e dopodiché una fonte di impurità lo tocca, può diventare impuro, dice la Torah, al kol zera zerua,
qualora dovesse cadere dell'acqua su ogni seme piantato, asher yizarea, che deve essere piantato. Asher yizarea vuol dire un seme che deve essere piantato, un seme che deve essere piantato, un seme che è completamente staccato dalla terra, non è ancora attaccato a terra. Quindi la Torah mi dice quale seme, quale cibo, se viene in contatto con acqua e dopodiché con una fonte di purità può diventare impuro, solo un seme o un cibo tale che è completamente staccato da terra. È simile a quel seme che deve essere ancora seminato. Se invece è un seme che non è completamente staccato da terra, e quindi è un seme che si trovi in un vaso che abbia un foro, non è completamente staccato da terra, lo considero come se fosse attaccato a terra. Quindi per Rabbi Shimon, vaso senza foro e vaso con foro sono uguali. In entrambi i casi sarebbe staccato da terra. Quindi per Shabbat non sto staccando da terra, per acquisire come un bene mobile, non immobile. Però riguardo purità e impurità, la Torah mi dice in maniera eccezionale che un vaso con un foro è come se fosse ancora attaccato a terra, perché lì la Torah dice in maniera specifica che cosa può diventare impuro, qualcosa che sia completamente staccato da terra in maniera assoluta. Qualsiasi minimo contatto con la terra già fa sì che sia attaccato a terra ai fini di purità e impurità. Dice la Gemara, Ba'amine Yahusava, Merabisera, un certo anziano o un certo Chacham chiese da Rabbi Zeira, Shoresh keneged nekev. Se abbiamo una pianta in un vaso e questo vaso ha un foro e questo foro è proprio in corrispondenza alla radice, quindi è come se fosse un contatto quasi diretto tra la radice e la terra, perché il foro è proprio in corrispondenza alla radice. Mali amar Rabbi Shimon, che cosa mi dirà Rabbi Shimon in questo caso? Rabbi Shimon che mi dice che ai fini di Shabbat una pianta in un vaso è da considerarsi staccata da terra, anche se ha un foro. Però, se il foro è proprio in corrispondenza della radice, che cosa mi dirà? Che è comunque staccata da terra o in questo caso no, perché c'è un contatto diretto? Ishtik, velo amar lei velo midi, Rabbi Zeira rimase in silenzio e non disse niente. Evidentemente aveva il dubbio. Zimnachada, una volta, Zmanechad, una volta, Ashkechede yative kamar, questo stesso saggio o anziano, incontra Rabbi Zeira che sta studiando. E cosa studiava Rabbi Zeira? Diceva questo. Umode Rabbi Shimon, dice Rabbi Zeira, Rabbi Shimon che dice che un vaso è sempre da considerarsi staccato da terra, anche se ha un foro, è però d'accordo, sarà però, ammetterà, She'im nikav bichdei tahorato, che se questo vaso ha un buco grande talmente tanto da rendere puro questo vaso, che è da considerarsi come se fosse attaccato a terra, cioè che cosa vuol dire? Ogni utensile può diventare impuro, quando però questo utensile si rompe, perde la sua impurità, perché non è più utilizzabile. Come vedremo più avanti, ci sono delle misure per vari tipi di utensili. Diciamo la misura standard, diciamo così, non è poi standard perché poi vedremo 5 misure, è quella grande come un'oliva, un contenitore che deve contenere dei cibi solidi, fin tanto che il foro è piccolo, che può ancora contenere delle olive, è da considerarsi utilizzabile. Più di questo, se le olive escono, non è più da considerarsi utilizzabile e quindi perde il suo status di utensile e quindi non è più impuro, perde la sua impurità. Allora, diceva Rabbi Zeira, e questo saggio ascoltava, che Rabbi Zeira diceva, Rabbi Shimon, che dice che il vaso è da considerarsi staccato da terra anche se ha un foro, attenzione. Se però questo foro è talmente grande, al punto che se questo vaso fosse impuro, diventerebbe puro, cioè si rompe talmente tanto che perde il suo status alachico di utensile, di recipiente, quindi diventa puro, a questo punto anche Rabbi Shimon sarà d'accordo che è come se ci fosse un contatto diretto tra la pianta e la terra. E quindi chi taglia da questa pianta di Shabbat è come se avesse tagliato dalla terra. Adesso Rabbi Zeira, quando citava queste parole di Rabbi Shimon, non faceva differenze se questo grande foro è in corrispondenza alla radice o se è altrove, magari è sulla parete del vaso. Quindi ovunque si trovi è da considerarsi abbastanza grande per creare un contatto diretto tra la pianta e la terra. Al che Amar lei, disse questo saggio, questo anziano Rabbi Zeira, Hashta, ora, Shoresh keneged nekev baiminach, io ti chiesi cosa dirà Rabbi Shimon nel caso in cui questa pianta abbia un foro piccolo, in corrispondenza alla radice. Ve lo amat li ve lo midi. E lì tu comunque hai avuto un dubbio. Tu ebbi un dubbio. Nikav birdeta oratomi baia.
Allora, certamente anche in questo caso dovreste avere lo stesso dubbio. Cioè, quando trattiamo di contatto tra vaso e terra, dobbiamo considerare due cose. Anzitutto, fisicamente, il contatto che c'è tra la pianta e la terra. Un'altra cosa è, diciamo, più quello halachico. Abbiamo un'interposizione tra terra o no? E uno direbbe, dipende. Se questo utensile è da considerarsi utensile, halachicamente, cioè ai fini di purità e impurità è un utensile, abbiamo una interposizione, altrimenti no. Quindi possiamo avere tre casi. Un caso è sicuro che c'è contatto diretto tra pianta e terra. Qual è questo caso? Se abbiamo un foro abbastanza grande da far sì che questo utensile non sia più da considerare utensile ai fini di purità e impurità, e questo foro è in corrispondenza della radice. Qui certamente abbiamo un contatto diretto tra la pianta e il terreno, sia dal punto di vista fisico, perché la radice ha questo contatto diretto, e sia dal punto di vista alachico, perché questo utensile non è più da considerarsi utensile. La domanda però è quando abbiamo uno o l'altro. Ovvero, abbiamo il caso, che era la domanda del saggio dell'anziano Arabisera, il caso in cui l'utensile continua ad essere considerato un utensile alachicamente, perché il foro è troppo piccolo. Però dal punto di vista fisico c'è un contatto diretto tra la pianta, tra la radice e la terra. E lì Rabisera non sa rispondere. Cosa è l'opinione di Rabbi Shimon? Abbiamo però un altro caso dove non c'è contatto diretto tra la radice e la terra, però l'utensile, halachicamente parlando, non è da considerarsi utensile. Quindi abbiamo uno senza l'altro. Cioè non abbiamo un'interposizione halachica, però abbiamo quella fisica, perché halachicamente parlando è come se non ci fosse l'utensile, perché vedi questo utensile è troppo rotto, non posso considerarlo utensile. D'altro canto però c'è comunque qualcosa che fisicamente mi separa tra la radice e la terra, nel caso in cui il foro non è in prossimità, non è in corrispondenza della radice. Allora anche lì Rabbi Zera avrebbe dovuto avere il dubbio, perché abbiamo uno senza l'altro. Eppure qui Rabbi Zera mi dice che certamente Rabbi Shimon è d'accordo che in questo caso è come se ci fosse un contatto diretto. E quindi si chiede il saggio perché? Perché nel mio caso, dove c'è, alachicamente parlando, c'è una interposizione perché l'utensile continua ad essere utensile, però fisicamente parlando non c'è interposizione, qui hai il dubbio, perché invece nel tuo caso, dove alachicamente non c'è interposizione perché l'utensile non è utensile, però fisicamente parlando c'è una interposizione, qui non è dubbio che è comunque da considerarsi attaccato a terra. Amar Abaye risponde a Abaye: Vei itmar leha de Rabbi Zeira, in effetti, se vuoi ben capire quello che diceva Rabbi Zeira, ha chiud itmar, intendeva dire questo. Un moder Rabbi Shimon, sheim nikav lemata mi revi'it. Rabbi Shimon è d'accordo che il vaso è da considerarsi attaccato a terra se il foro che lo rende halachicamente non più un utensile, si trova ad un livello talmente basso di questo vaso dove non sarebbe più in grado di contenere un revi'it. Revi'it è quei famosi 86 cc. Che cosa significa? Quando ho un vaso, quando ho un utensile, si forma questo foro, si rompe, c'è questo foro, diciamo, grande come il Zait, grande come l'oliva, questa misura che vogliamo prendere per i solidi, questo utensile, se era impuro, non sarà più impuro perché non può più fungere da utensile, non può più trattenere i solidi. Però molte volte succede che un utensile rotto viene usato come ghistera. Che cos'è un ghistera? Ghistera è un utensile rotto, appunto, che viene usato sotto un altro utensile dal quale gocciola, che sia una candela, che sia un candelabro, qualsiasi cosa che gocciola. Allora si usa questo coccio, questo ghistera, e lo si mette sotto per ricevere le gocce. Lo si usa soltanto quando questo coccio può contenere un revi'it di acqua, perché il revi'it è la misura minima. Meno di questo uno lo butta via. Quindi, siccome questo coccio, è vero che se lo si utilizza come prima, non è più da considerarsi un utensile, perché per contenere i solidi non è più adatto. Però può essere usato come ghistera, se uno lo usa come ghistera, continua a poter essere impuro. Perché? Perché ha una funzione di utensile. E quindi dice Abaye,
Quando diceva Rabbi Zera che secondo Rabbi Shimon, quando questo utensile, halachicamente parlando, non è più da considerarsi utensile, allora c'è un contatto diretto tra la terra e il pavimento, soltanto quando questo foro è talmente basso che non può più essere usato nemmeno come ghistera. Cioè, se il foro fosse più alto, al punto che il coccio potrebbe ancora contenere un revi'it di liquido, e a questo punto è vero che da un canto non è più da considerarsi un utensile, cioè per l'impurità che ha avuto prima, però continua ad essere un utensile in un altro aspetto, cioè che se lo si vorrà usare come ghistera, continuerà ad essere impuro perché lo utilizzo come un certo utensile. E quindi se continua ad essere un utensile, ho sempre il dubbio, magari questo funge da interposizione tra la terra del vaso e la terra che sta sotto. Se però è talmente basso, al punto che mi considera questo utensile non più un utensile, perfino come ghistera, cioè non ha più alcuna funzione, a questo punto non lo vedo più come interposizione. Quindi, nel caso del saggio, il dubbio qual era? Il dubbio era, è vero che abbiamo la radice che è in corrispondenza al foro, però il contenitore continua alacricamente ad essere chiamato un contenitore, perché il foro è troppo piccolo per renderlo non utensile, alacricamente parlando. Nel caso di cui parlava Rabbi Zeira, allora, se il foro è alto e quindi rimane sotto al foro una quantità tale da poter ricevere un revi'it di liquido, e quindi è vero che perde la impurità precedente, però potrebbe riceverne un'altra se viene considerato, se viene usato come ghistera. Allora anche lì ho lo stesso dubbio, perché il contenitore continua logicamente ad essere considerato un contenitore. Se però è talmente basso che fa sì che il contenitore non possa essere considerato alacricamente un contenitore nemmeno come ghistera, a questo punto è come se non ci fosse e c'è un contatto diretto tra la terra e tra la terra contenuta nel vaso e quella che sta sotto. Ok, Amarava, dice Rava, Chamesh Midot Biklei Cheres, quando si tratta di utensili di terracotta che sono impuri, se voglio che diventino puri, cioè che perdano quella impurità che hanno acquisito in precedenza, ci sono 5 misure. Dipendentemente da quale tipo di utensile stiamo trattando. Allora, dipendentemente da quanto grande è il foro. Allora, Nikav Kemotzi Mashke, se questo utensile di terracotta ha un foro talmente piccolo, grande per far uscire il liquido. Tahor Miletame Ghistera, dal momento che c'è un foro di questa dimensione, rende l'utensile non più utilizzabile se si tratta di un ghistera, cioè il ghistera è quel coccio che a sua volta viene usato per ricevere i liquidi da un altro utensile da cui cola il liquido. Se però questo coccio a sua volta si rompe, ormai è già inutilizzabile. Quindi, se c'è un foro talmente di una dimensione tale da cui i liquidi potrebbero già uscire, siccome questo utensile è fatto per contenere i liquidi, cioè questo coccio, questo ghistera viene usato per contenere i liquidi che colano dall'altro utensile. Se però a sua volta i liquidi fuoriescono, a questo punto perde la sua funzione e non è più da considerarsi utensile, quindi anche se questo ghistera era impuro, diventa adesso puro. Però, ve'adain keliu lekadesh bo mechatat, però, riguardo altri aspetti, e perfino riguardo mechatat, mechatat sono le acque della vacca rossa, per fare la vacca rossa, insomma, per rendere pura una persona che veniva in contatto con un morto, bisognava bruciare, macellare la vacca rossa, bruciarla e le ceneri mescolarle con dell'acqua da una sorgente viva. Quest'acqua deve essere inserita in un utensile. Allora, se questo utensile ha un foro piccolo dal quale può uscire dell'acqua, continua ad essere considerato un utensile, cioè solo un ghistera perde la sua funzione di utensile se ha un foro grande tanto per far uscire dell'acqua. Altri utensili continuano ad essere utilizzabili, perfino per la regola dell'utensile che deve contenere l'acqua dalla sorgente viva per le ceneri della vacca rossa, continua ad essere un utensile perché è un foro troppo piccolo per renderlo inutilizzabile. Secondo livello, Nikav che con esmashke, se invece il foro è un po' più grande, al punto che acqua da fuori può entrare, cioè se io dovessi mettere questo bicchiere con un foro in una bacinella di acqua, l'acqua entrerebbe.
Allora, se il foro è talmente piccolo che può lasciare acqua da dentro uscire, l'acqua da fuori non riuscirebbe ad entrare. Deve essere un po' più grande perché deve fare un po' di pressione ed entrare. Quindi se il foro è un po' più grande, al punto che se immergo questo utensile in acqua, l'acqua entrerebbe, con Nesmashke fa entrare, con esse che mi sa entrata fa entrare acqua, allora Tahor Milekadesh Bomei Khatat, a questo punto non è più da considerarsi un utensile ai fini del contenitore che devo usare, che deve contenere l'acqua per la vacca rossa. Il foro è troppo grande e quindi l'acqua fuoriesce troppo, non può essere contenuta e quindi non è più utilizzabile come recipiente per l'acqua usato per la vacca rossa. Perché l'acqua esce troppo in fretta. Ve'adain keliu le'achshir bo zera'im, però, secondo i Chachamim, è un foro che rende la pianta staccata dalla terra. Cioè, abbiamo detto che un cibo può diventare impuro o qualcosa che cresce da terra solo se è staccato da terra. Dicono i Chachamim, se abbiamo un vaso che ha un foro grande abbastanza per far entrare dell'acqua dentro, cioè se fosse vuoto e lo si immergesse in acqua, entrerebbe dell'acqua. Il foro è abbastanza grande per far sì che questo vaso è da considerarsi attaccato a terra. Per Rabbi Shimon no, perché è troppo piccolo e quindi per Rabbi Shimon solo se il foro è in basso, di modo che non è, come abbiamo visto prima. Solo se è in basso, di modo che non può più nemmeno ricevere, insomma, solo se è in basso, talmente basso che non può più ricevere un revit di acqua e alacricamente questo utensile non è più un utensile. Secondo i Chachamim invece, dal momento che c'è un foro grande abbastanza da far entrare dell'acqua in questo vaso, teoricamente, è da considerarsi abbastanza grande che la terra del vaso è attaccato alla terra e quindi, scusate. No, scusate. No. Secondo i Chachamim, scusate, mi sono confuso, chiedo scusa. Secondo i Chachamim, questo foro fa ancora sì che il vaso sia staccato dalla terra. Chiedo scusa. Secondo i Chachamim, questo foro fa ancora sì che il vaso sia staccato dalla terra. È troppo piccolo per considerare la terra che è nel vaso attaccata alla terra che sta sotto. Questo foro è troppo piccolo e quindi è come se fosse staccato da terra. È come se fosse staccato da terra. E quindi, anche quei Chachamim, ecco, scusatemi, mi ero un po' confuso. Anche i Chachamim che dicevano che un. Ok. Anche i Chachamim che dicevano che un vaso che abbia un foro è da considerarsi attaccato a terra. Se però questo foro, Rabbi Shimon diceva no, qualsiasi vaso è sempre staccato da terra. Chachamim dicevano no, se il vaso ha un foro è ancora attaccato a terra. Però se il foro è della dimensione che può soltanto far entrare dell'acqua, è troppo piccolo e quindi è da considerarsi staccato da terra. Ok, e quindi quei cibi che ci sono in questo vaso o quei semi non po possono già diventare impuri, perché una delle dei, diciamo prima, uno dei delle condizioni per un cibo per essere impuro è che deve essere staccato da terra e quindi è da considerarsi staccato da terra. Nikav Keshoresh Katan, se invece questo vaso, quarta misura, se questo vaso, se questo utensile si, non questo vaso, se questo utensile si rompe al punto tale che una piccola radice potrebbe già ricevere nutrimento dalla terra, che è più grande della dimensione, cioè la terza misura, non la quarta, scusate, mi sto un po' confondendo. La terza misura. Se il foro è più grande, cioè il più piccolo è quello che può far uscire dell'acqua, più grande quello che può far entrare dell'acqua, più grande ancora se una piccola radice può ricevere nutrimento dalla terra. Tahor milachshir bo zera'im. A questo punto è come se fosse attaccato a terra, cioè è talmente grande questo foro e quindi c'è un contatto diretto tra il vaso e la terra, e quindi secondo i Chachamim a questo punto il cibo che cresce su questo vaso
non diventerà impuro perché è ancora da considerarsi attaccato a terra. Veadain che liu le kabel bosetim, però è ancora da considerarsi un utensile se lo si usa come recipiente per cibi solidi, perché può ancora ricevere la misura di olive e quindi continua ad essere un utensile che può diventare impuro. Quarta misura, nikav che mozzi zeitim, se il foro è ancora più grande di quello e quindi è un foro talmente grande che delle olive fuoriuscirebbero da questo utensile, tahor mil kabel bozetim, se si continua ad usarlo come recipiente per olive o per cibi grandi come le olive, sarà puro perché non è più un utensile utilizzabile. Però, veadain che liu le kabel borimonim, però se si vuole mettervi dentro dei melograni, sarà ancora taor, nel senso che può diventare impuro se vi si vuole mettere dentro dei melograni. Perché? Perché adesso avrà una funzione. Nikav che mozzi rimonim, se il foro è talmente grande che anche i melograni fuoriescono, taor miklum, a questo punto non può ricevere più alcuna impurità perché non è più utilizzabile per nessuna cosa, almeno che lo si usa come un ghistera. Che col ghistera è quell'utensile, che è quel coccio che si mette per ricevere il liquido che fuoriesce da un altro liquido. Che quello sarà impuro perché ha una sua funzione, a meno che si presenterà un piccolo foro grande tanto per far uscire un po' di acqua, a quel punto non sarà nemmeno quello utilizzabile. Veimu kav tzamid patil, se però questo utensile viene chiuso ermeticamente, noi sappiamo che quando c'è un morto sotto un tetto e c'è un altro utensile sotto quello stesso tetto può diventare impuro, però se quell'utensile è chiuso ermeticamente l'impurità non può entrare. Adesso, se però dice ad shei pachet rubo, se però la maggior parte di questo utensile si è rotta, cioè è chiuso dall'alto, però in basso si è rotto, allora l'impurità può entrare tramite un'apertura, non tramite un foro. Allora, cos'è un'apertura, cos'è un foro? Allora, un'apertura è quando, allora dice così, fin tanto che questo utensile ha dei buchi, se questo utensile è ben chiuso, è ben sigillato, l'impurità non può entrare. Ma se ha un foro sotto, comunque non può entrare l'impurità. Perché no? Perché non passa per un foro, passa soltanto per una apertura. Soltanto se la maggior parte di questo utensile che è chiuso, sigillato, se dall'altra parte si rompe, soltanto allora è talmente grande da essere considerata una apertura e non un foro. E quindi entrerà lì la impurità. Quindi abbiamo visto un utensile che ha un foro per far grande quanto per far uscire grande tanto che acqua può fuoriuscire. Questo fa sì che il ghistera non è più da considerarsi un utensile. Se è più grande che fa entrare l'acqua, non può più essere utilizzato per l'acqua della vacca rossa. Se è più grande, ovvero che una radice può ricevere nutrimento da terra, è grande abbastanza di modo che il cibo che cresce o i semi che crescono sono da considerarsi attaccati a terra e non diventano impuri. Se è grande abbastanza per far uscire un'oliva, fa sì che questo utensile, se si continua che questo utensile non diventerà più impuro perché non può più essere utilizzabile, a meno che lo si vuole usare per dei melograni che sono più grandi, che possono essere contenuti. Se si rompe grande come un melograno, non riceve più alcuna impurità se non che viene usato come ghistera. Ad ogni modo, se questo utensile che è molto rotto, anche come un melograno, se viene ben sigillato, non riceverà l'impurità impartita dal morto per via del fatto che si trovino sotto lo stesso tetto, a meno che diventa rotto in maggior parte, perché a questo punto diventa un'apertura e non un buco, e questa apertura è aperta e non sigillata e quindi diventa impuro. Amaravasi, disse Ravasi, Shamati, ho sentito una halakha, Klicheres shiro kemotzi rimon. Ho sentito che un utensile che è impuro, se vuole diventare puro, cioè se vuole perdere quell'impurità e quindi per far sì che non sia più utilizzabile, il buco deve essere grande quanto può uscire un melograno. Al che Amarle Rava, disse Rava, ma come è possibile? Abbiamo detto che la misura è quanto è sufficiente per far uscire un'oliva. E quindi dice Rava, Shema lo shamata, dice Rava Ravasi, evidentemente, Ela bemukav tzamid patil, evidentemente ti riferivi a un'altra cosa, cioè un utensile dove si forma un foro, diventa puro non solo se il foro è grande quanto per far uscire un melograno, anche più piccolo, dal momento che, perché i cibi in genere sono ancora più piccoli, e quindi, cioè non in genere,
ci sono tanti cibi che sono anche più piccoli e quindi questo utensile perde la sua funzione già da quando il foro è grande abbastanza per far uscire un'oliva. Evidentemente Ravasi, quello che tu hai sentito che serve la misura del melograno è per qualcos'altro, ovvero che se ho un utensile sigillato, che si trova sotto lo stesso tetto dove si trova morto, che se però ha un buco sotto grande come per far uscire il melograno, a questo punto l'impurità entra dentro. A questo punto la Gemara chiede subito: Veharava ude amar, mukav tzamit patila acei pachet robò. Ma era Rava stesso che prima ci diceva delle cinque misure dei fori in questi utensili, e Rava ci diceva che se ho un utensile che è ben sigillato nella sua apertura, anche se sotto c'è un foro grande per far uscire un melograno, l'impurità del morto non entra, a meno che si rompe in maggior parte. Quindi cosa succede? Rava si dice: ho sentito che un utensile per perdere impurità deve avere un foro grande come il melograno. Dice Rava, e no, basta la misura dell'oliva. Ah, evidentemente tu ti riferivi a qualcos'altro, al fatto che l'impurità del morto non può entrare nel contenitore sigillato a meno che ci sia un buco grande come il melograno. Ma come? Rava stesso prima mi diceva che deve essere grande abbastanza per essere rotto in maggior parte. Non è sufficiente che si rompa come il melograno. Dice la Gemara Lokasha, in effetti non è una contraddizione, perché? Ah, beravrevi. Qui è quando l'utensile è grande, verrà besutra, e qui invece è quando l'utensile è piccolo, cioè come viene, come spiegano i commentatori, se ho un utensile piccolo, quando si rompe la maggioranza, questa maggioranza, questo buco, è vero che ha rotto la maggior parte dell'utensile, ma non è ancora delle dimensioni del melograno, e quindi l'impurità del morto non entra. Se invece ho un utensile grande, a volte si rompe. A volte si rompe grande come il melograno, ma non c'è ancora la maggioranza e quindi l'impurità non entra. Quindi quello che dice la Gemara qui è questo, che serve questo e questo, cioè deve essere, prima diceva Rava che deve rompersi la maggioranza dell'utensile, perché? E non diceva deve rompersi come il melograno, cioè lì si trattava di un utensile grande. L'utensile grande, anche se si rompe come il melograno, l'impurità non entra a meno che si rompe la maggioranza dell'utensile. Quando invece parlava della dimensione del melograno, diceva questo: se ho un utensile piccolo che si è rotto in maggioranza, ma questa maggioranza non mi forma ancora un foro grande quanto un melograno può uscirne, non sarà impuro a meno che, oltre ad essersi rotto per la maggioranza, sarà grande come il foro per far uscire un melograno. Quindi serve entrambe le cose. A volte può essere rotto in maggioranza, ma non diventa impuro perché non è grande come il melograno. A volte è grande come il melograno, ma non sarà impuro perché non è la maggioranza. Quindi dipende se è grande o piccolo, bisogna entrambe le cose, sia che si rompa la maggioranza dell'utensile e sia che possa uscire un melograno.